sta per cominciare il campionato mondiale dei pesi medi junior, cioè i super welter, tra Gianfranco Rosi, campione in carica, e il francese Gilles Berdelet. È una rivincita, vedete le cime di Avoriaz, vedete inquadrato ora Gilles Berdelet che ascolta Louis Acarier. Acarier è il suo maestro, il suo procuratore ed è il fratello dell'organizzatore di questa serata pugilistica inusuale per il pugilato, considerato che si svolge a 1800 metri di quota e non ci sono precedenti del pugilato se non a Città del Messico a 2000 metri. Gilles Berdelet ha ottenuto dalla IPF di poter disputare la rivincita con Rosi. Questo match ha il precedente tra i due dell'anno scorso a Monte Carlo l'11 luglio. Rosi e Deletti affrontarono, il verdetto suscitò molte polemiche, fu a favore di Rosi 2-1, ma il match di Rosi non fu brillante, secondo molti, noi compresi per la verità. Rosi non aveva vinto e invece la giuria gli diede il successo. L'IPF si rese conto che qualcosa non aveva funzionato nel verdetto e ha imposto la rivincita. Ecco sul ring Gilles Berdelet. Gilles Berdelet ha 32 anni, è un nero della Guadalupe, è venuto in Francia da bambino, è una storia classica del pugilato la sua. Famiglia molto povera, 15 figli e Gilbert è l'ultimo dei 15. Vivevano prima a Parigi i Delè, poi da 3 anni sono a Rennes. Delè è un educatore sociale, si dedica al recupero dei tossicodipendenti, degli emarginati in genere, ed è anche commentatore televisivo di pugilato. Qui in questo tendone allestito sul pianoro di Avoriaz ci saranno almeno 2500 persone, un gran tifo sicuramente ci sarà per Gilles Berdelet, mentre a Monte Carlo il pubblico era praticamente neutrale, nel senso che i monegaschi non fecero gran tifo per Berdelet e anzi c'erano molti italiani. Qui il tifo sarà tutto per Gilles Berdelet. Da Perugia è venuto un gruppetto di tifosi umbri. Ecco Gianfranco Rosi. Rosi si è preparato molto bene. Ha già detto che questo sarà l'ultimo match della sua carriera. Rosi ha 35 anni. Vuole appendere i guantoni al chiodo, vuole chiudere da campione del mondo. Il compito che affronta stasera, che avrà stasera, non sarà facile, perché Gilles Berdelet si è preparato con grande determinazione, cosa che del resto ha fatto come sempre anche Rosi, e lo ha sottolineato nella conferenza stampa con i giornalisti italiani ieri. Rosi ha detto che come sempre si è preparato in maniera disumana. E l'arrivo di Rosi sul ring è stato sottolineato dai fischi del pubblico. Ovviamente il match di Monte Carlo dell'anno scorso ha lasciato uno strascico di polemiche. Ed eccoci ora agli inni, l'inno americano in omaggio all'arbitro, lo statunitense Robert Baird. Le note dell'inno di Mameli per Gianfranco Rosi, campione del mondo dei super welter IBF.
francese. Dalla distanza Rosi senza riuscire comunque a centrare il bersaglio.
tocca il destro al corpo Rosi, poi mette all'angolo Gelè, cerca di lavorare l'avversario, Rosi ha dato segno col destro al punto. Viste Rosi col gancio destro, poi la reazione di Gelè col destro. Rosi sta lavorando al corpo, poi serie a due mani di Gelè. Ha toccato più volte al corpo Rosi, poi un destro ancora di Rosi al punto. Rimane all'angolo Gelè. Col sinistro è partito Rosi, toccando al volto l'avversario. Serie a due mani al corpo da parte di Gelè. Anche Rosi tocca il corpo col destro, soprattutto al fianco dell'avversario. Osserva il lavoro dei due l'arbitro Bert. Niente molto deciso, dobbiamo dire, da parte di Rosi. È finita la ripresa. Una ripresa molto combattuta, abbiamo visto Rosi costringere all'angolo Gelè e imporgli uno scambio prolungato a corta distanza. Una prima ripresa quindi molto combattuta, non bella all'inizio, qualche fase un po' caotica, evidentemente hanno scaricato anche un po' di tensione in quei primi scambi, i due pugili. Avete sentito Bocciolini, il maestro di Gianfranco Rosi, che dava consigli al pugile di Assisi. Siamo alla seconda ripresa. Grande battaglia già dal finale del primo round. Col sinistro andando parzialmente a segno Rosi, poi legano entrambi, interviene Berda a dividere i due pugili. Rosi non ha gran potenza, è una cosa questa risaputa, ha un grande ritmo e anche nel precedente match il finale è stato tutto suo, e all'undicesima ripresa Gelè era sull'orlo del KO. Rosi prende ancora l'iniziativa, mette all'angolo l'avversario, cerca di lavorarlo al corpo, buon montante destro da parte di Gelè, con gancio sinistro di Gelè, anche Rosi a segno con i suoi ganci ai fianchi, li colpiscono entrambi, inizio sostenuto dobbiamo dire da parte di Rosi, non vuole evidentemente commettere l'errore di Monte Carlo Rosi, cioè di dare spazio all'avversario. La pressione di Rosi è insistente, quasi ossessiva per Gelè, che è costretto all'angolo. Rosi non lo fa venire via. Lavoro durissimo, montante sinistro fuori misura da parte di Gelè. È un match di grande intensità, vedete, scambi continui, anche se non molto limpidi. Legano entrambi, però c'è una continuità d'azione, tutti e due vanno a segno, un sinistro di Gelè, poi una bella schivata di Rosi che poi lega, grande dispendio di energie indubbiamente. Sembra che Gelè sia ferito all'arcata sopraccigliare sinistra. Rosi non lo molla, lo tiene sempre all'angolo. È buona la reazione in certi momenti da parte di Gelè. Vanno a segno entrambi. Gran numero di colpi portato da tutte e due. Destro ancora in gancio da parte di Rosi al volto, insiste Rosi anche col sinistro, poi il sinistro da parte di Gelè che comunque è costretto a legare per venire via
dall'angolo. Infatti Dele è ferito all'arcata sopraccigliare sinistra, finisce il round Dele con un taglio al sopracciglio sinistro. Un inizio molto sostenuto da parte di Gianfranco Rosi. Rosi, tra l'altro, dobbiamo dire, soffre molto l'inizio dei combattimenti e spesso è stato anche contato, è andato al tappeto nelle prime fasi degli ultimi incontri. Questo fatto è avvenuto anche con Dele. Alla terza ripresa Rosi fu contato, ma poi piano piano Rosi si riprende e finisce sempre in crescendo. In questa circostanza abbiamo visto invece Rosi dare subito un ritmo sostenuto alla sua azione, costringendo Dele a scambi serrati, prolungati, a corta distanza, e Dele ha subito l'iniziativa di Rosi. Rosi lo ha messo all'angolo e lo ha costretto ad accettare uno scambio continuo in corpo a corpo. E siamo alla terza ripresa. L'inizio è per Dele. Cerca subito di avvicinarsi Rosi per portare evidentemente sulla corta distanza ancora l'avversario. Rosi tocca spesso al corpo, vuole evidentemente fiaccare Dele. Vi ricordo che Rosi ha 35 anni, 32 Dele. E Rosi mette ancora alle corde Dele, lo sta costringendo proprio ad un lavoro incessante a corta distanza. Ha toccato due volte col sinistro Rosi, prima al corpo, poi al volto. Tocca col destro, ingancia al volto due volte Dele, non riesce a evitare che si colpi Rosi. Il destro di Rosi, portato con ottima scelta di tempo, è andato a segno al volto, poi a vuoto quest'altro destro del pugile perugino. Il montante sinistro di Dele è preciso e poi il destro di Dele, buona reazione col destro da parte di Rosi. Dele era andato a segno con un preciso montante sinistro. Ancora le corde Dele, montante destro di Rosi. Il montante destro di Rosi è andato a segno al volto. Poi il sinistro di Rosi, ha risposto a sua volta col sinistro Dele. Vedete che Rosi cerca proprio di tenere alle corde, all'angolo, l'avversario. Vuole fiaccare evidentemente l'avversario Rosi con questo continuo assalto a corta distanza. Si difende bene Dele, che col sinistro è riuscito ad andare a segno al volto. Viene avanti ora Dele. Terza ripresa, con uno sguardo di Rosi a Dele. Anche questa ripresa molto combattuta, a tratti confusa. Rosi ha insistito nel lavoro a corta distanza. Dele a Monte Carlo nel precedente match aveva invece avuto molta libertà d'azione da Rosi, aveva combattuto a distanza, aveva fatto della mobilità il suo elemento principale d'attacco e Rosi aveva atteso un po' troppo l'avversario, gli aveva concesso troppa confidenza. Vedete qui il montante sinistro di Dele e a un certo punto Rosi proprio non riusciva a venire a capo di Dele e per
8-9 riprese il match è stato tutto per il francese e solo nel finale si è rivisto Rosu. Siamo alla quarta ripresa, andamento completamente diverso stavolta qui ad Avoriaz. Rosu ha dato subito grande intensità alla sua azione e ha spesso costretto alle corte e all'angolo l'avversario. Il sinistro di Dalè è andato a segno, poi anche il destro ingancio al volto. Viene l'arbitro Bern quando Rosi aveva messo all'angolo Dalè, lo tiene comunque ancora all'angolo Rosi. Contatto sinistro di Dalè, poi gancio destro e gancio sinistro di Rosi, insiste Rosi, va a segno ancora col destro Rosi al volto. Bella azione da parte di Rosi che colpisce a due mani Dalè. Dobbiamo dire che perde, sì, interviene ma lascia lavorare. Rosi si era lamentata a Monte Carlo che l'arbitro a corta distanza non lo faceva lavorare. Ancora a segno col sinistro Rosi, destro e poi sinistro di Rosi, precisi al volto. Ancora il destro di Rosi al volto. Finisce lo scambio col destro di Rosi e Bert richiama Rosi che si scusa, il colpo era partito istintivamente, si scusa con Dalè, Dalè non accetta le scuse di Rosi. Il pubblico fischia, un fischio di disapprovazione per Rosi. Attacca ancora Rosi, c'è molta determinazione nel campione del mondo. Ancora Dalè all'angolo, risponde col gancio sinistro Dalè. Rosi insiste nel lavoro al corpo, abbiamo visto anche Dalè legare in corpo a corpo. Comunque a corta distanza è più efficace l'azione di Rosi, mentre a media e a grande distanza sembra farsi preferire il francese. Finisce la ripresa. Quattro riprese molto combattute. E dobbiamo dire che Rosi sta imprimendo al match un ritmo notevole. Sentiamo Bocciolini. Dobbiamo dire che finora, dopo le prime quattro riprese, Rosi ha, nella nostra valutazione, un paio di punti di vantaggio. Dalè sta soffrendo questa insistenza da parte di Rosi nella ricerca degli scambi a corta distanza. Siamo alla quinta ripresa, cominciata con un sinistro di Rosi al volto. E subito Rosi, vedete, accorcia la distanza. Rosi cerca proprio, accorciando la distanza, di imbrigliare l'azione di Dalè. Come abbiamo sottolineato prima, molto intenso,
porta ad un grande sforzo da parte dei due pugili, e qui conterà la preparazione. Rosi si è allenato duramente e ha sostenuto anche una parte della preparazione, l'ultima al Prestrier a 2000 metri di altitudine, per ambientarsi alla quota. Attacca ancora Rosi, mette alle corde all'angolo l'avversario. Grazie.
Berta e Rosi riparte subito. Ancora uno scambio ravvicinato, cerca di trovare l'attimo buono per far partire i suoi colpi, lavora a due mani, Rosi ha toccato anche col sinistro al volto. Riparte subito Rosi, vedete come l'arbitro divide e ridà il via al match. Rosi scatta subito, proprio si attacca a Dele Rosi, non lo molla. L'iniziativa è stata quasi sempre di Rosi sinora. Rosi, fuori misura questi colpi. Ancora un avvertimento a Rosi perché spingeva Dele. Colpi a vuoto o imprecisi da parte dei due. Finita la ripresa, ripresa un po' interlocutoria, ripresa sostanzialmente equilibrata. Rosi comunque ci è sembrato in questo round non abbia voluto forzare la sua azione. Considerato che Dele con richiamo ufficiale ha guadagnato qualcosa, comunque Rosi ha sempre espresso una maggiore attività, c'è stata più continuità d'azione. Avete visto quel sinistro dritto di Rosi, questa immagine ripropostaci dalla regia francese, è andata a segno al volto. Rosi ha sicuramente espresso una maggiore attività queste prime sei riprese, nonostante il parziale recupero col richiamo ufficiale da parte di Dele. Rosi dovrebbe avere sempre un paio di punti di vantaggio. Siamo alla settima ripresa, abbiamo superato la metà delle riprese previste per questo campionato del mondo dei Super Welter che stiamo trasmettendo da Mordin Avoriaz. Siamo nell'Alta Savoia, 1800 metri di altitudine. Tira fuori la lingua Dele con un gesto antisportivo nei confronti di Rosi, una smorfia. Il sinistro dritto di Dele è andato a segno al volto e a distanza, lo ripetiamo ancora, Dele sembra essere più efficace. Infatti Rosi quando può cerca di avvicinarsi e di costringere l'avversario al corpo a corpo. Viene avanti Dele, lo aspetta Rosi. Montante destro in chiusura di scambio da parte di Rosi. Non è un bel match sul piano stilistico. Sinistro di Dele al corpo. Sono frequenti i fischi del pubblico all'indirizzo di Rosi, con alcune tenute del pugile perugino. L'avversario Rosi viene avanti Dele col jab sinistro, è sembrato che Rosi abbia sentito prima il colpo al corpo, allo stomaco, che stia cercando di recuperare. Gancio destro corto di Dele al volto,
ancora vedete Rosi mette all'angolo Dele, cerca di far partire i suoi colpi Rosi, Dele risponde bene col suo destro, Rosi gli sta sempre addosso, finisce la ripresa, una ripresa molto confusa. Dele è comunque stato più efficace in questo round. Ecco l'angolo di Gianfranco Rosi. Rosi ha cominciato con grande determinazione il combattimento, ha acquisito un certo vantaggio nelle prime 6 riprese, almeno un paio di punti per lui. Ecco, riparte un rallenti, vedete il sinistro di Rosi, assegna al volto, poi lega il perugino che ha subito un gancio destro al volto da parte di Dele. Altra inquadratura, Dele è sempre stato costretto a subire l'incedere di Rosi, si è trovato spesso a dover subire l'azione di Rosi alle corde Dele, e siamo all'ottava ripresa con Rosi ancora in vantaggio, ma è un match molto equilibrato, molto confuso, dobbiamo dire, sul piano spettacolare non è molto gradevole. Avversario Rosi, molto attento, molto cauto, tiene il sinistro avanti, con il sinistro dritto di Dele al corpo, ma non caricato, poi ha provato il destro, fuori misura Dele. Rosi ha schivato bene Dele, entrambi a vuoto, hanno portato ganci a due mani senza colpirsi. Da parte di Rosi, poi ha provato il jab sinistro Rosi andando parzialmente a segno, ma non erano colpi importanti. Ed eccolo, Rosi ha messo nuovamente all'angolo Dele, il sinistro di Dele al corpo, poi il destro al volto, ha anticipato bene l'azione di Rosi Dele. Per mettere all'angolo e alle corde l'avversario, un sinistro di Rosi al fianco e finisce il round. Anche in questa ripresa l'iniziativa è stata di Rosi, non ha trovato molti colpi significativi Rosi, ma indubbiamente ha espresso qualcosa di più dell'avversario. Dele sta subendo l'azione di Rosi, non riesce a imprimere al match una svolta a lui favorevole, allora la tattica di Rosi, anche se non spettacolare,
muscolare sembra essere positiva, sembra dare buoni frutti. Nella nostra valutazione troviamo ancora Rosi in buon vantaggio di punti. Siamo alla nona ripresa. Sinistro dritto di Rosi che poi risponde ancora con due ganci al volto. Buon inizio da parte di Rosi di questa nona ripresa. Attacca Dele. Deve giocare il tutto per tutto in queste ultime quattro riprese il francese. Finora il match è stato controllato da Gianfranco Rosi, che ha acquisito un certo vantaggio. L'arbitro pulisce i guantoni dei due pugili, si riprende. Aspetta l'avversario Rosi. Lo contra col destro, era partito col sinistro, Dele andando a segno, ma Rosi ha risposto bene col suo destro. Partendo da lontano Dele. L'arbitro controlla spesso la fronte dei due pugili per vedere se ci sono ferite. Buono il destro e poi il sinistro di Rosi. Ancora Rosi tocca, anche se non con precisione. Dele costretto alle corde. Viene avanti Dele, ma non riesce a trovare Rosi, che è stato molto bravo a mandare a vuoto l'avversario con uno spostamento laterale del corpo. Fischia spesso all'indirizzo di Rosi, che ne va vuoto, è attaccato col sinistro. Sinistro dritto incrociato, poi il destro al corpo da parte di Dele. Poi il sinistro di Rosi che va a segno anche col destro. È finita la nona ripresa. Round questo sostanzialmente equilibrato. Ecco Gilbert Dele al suo angolo, ci sono i fratelli Acarier, l'organizzatore Michel della serata. Serata organizzata da Acarier in collaborazione con Renzo Spagnoli. Poi c'è Luis Acarier, che è appunto il manager di Dele. Rivediamo la fase del round appena terminato. Okay, rallenti, vedete il gancio destro di Rosi al volto. Hanno ben tamponato la ferita all'arcata sopracciglia di Dele, secondi del pugile francese. E siamo alla decima ripresa. Rosi sempre in vantaggio.
è stata una serie a due mani, Rosi, quasi tutti i colpi comunque sono andati a vuoto, con un sinistro d'incontro di Rosi al volto, ancora il sinistro d'incontro da parte di Rosi, ha fermato l'azione di Italè. Spesso nel tentativo di schivare sotto le braccia di Italè, Rosi che tocca col destro al volto, preciso, buon destro di Rosi, cerca di anticipare l'azione del francese Rosi, di partire per primo coi colpi, vedete come stuzzica Italè col jab sinistro, Rosi con un sinistro dritto di Italè doppiato al volto, ancora il sinistro di Italè, tre sinistri di Italè al volto, poi il destro, o fermo su questi colpi Rosi. Buona azione da parte del francese, poi cerca la reazione Rosi. Il destro di Rosi preciso al volto, tentava di schivare, non c'è riuscito Italè. Eccolo ancora alle corde Italè. Destro di Rosi, preciso, si era aperto la strada col jab sinistro Rosi, poi la buona reazione da parte di Italè col destro. Il destro ancora di Rosi al volto, ha caricato quel destro, ancora un gancio destro di Rosi al volto, mentre Italè si fa vivo col gancio sinistro. Ancora un destro e poi il sinistro di Rosi, montante sinistro di Italè, insiste Rosi a due mani, ancora una smorfia a deridere l'avversario da parte di Italè, il destro di Rosi preciso e barcolla Italè e sull'orlo del KO Italè, attacca Rosi, ha invece a portata di mano, può chiudere l'incontro, sta in piedi per la forza della disperazione Italè che ha se non ce la fa Italè, Rosi può buttarlo giù. Insiste Rosi, viene fermato Gianfranco Rosi. Viene fermato Rosi, è suonato il gong nel frastuono generale, il chiasso assordante, non si era sentito il gong. Rosi ha messo in grande difficoltà al termine della ripresa. Italè, rivediamo, era praticamente KO in piedi Italè, avete visto il destro preciso di Rosi al volto, grandissimo Rosi in questo finale di round e ancora una volta vedete il suo destro come avevamo sottolineato in diretta nel commento, ancora una volta nel finale la grande preparazione, la grande forza, la grande determinazione, il grande orgoglio, il grande temperamento di Rosi hanno il sopravvento. Ecco il destro preciso e siamo all'undicesima ripresa, parte subito con determinazione Rosi, vediamo se ha recuperato Italè, lavora due mani Italè, Rosi gli è comunque subito addosso. Gilbert, Gilbert, urla il pubblico di Avoriaz che capisce la difficoltà, il momento difficile, il momento delicato di Italè, se ripetiamo era sull'orlo del KO, alla distanza, l'azione ossessionante a corta distanza di Rosi ha avuto il netto sopravvento e Italè ha rischiato il KO, ancora il sinistro di Rosi al volto, ha centrato Italè, ancora Rosi con un gancio sinistro al volto, è andato a segno. E Rosi ovviamente amministra con la solita saggezza, saggezza e furbizia dobbiamo dire, è la sua grande esperienza che emerge, il match in queste ultime fasi, tocca ancora col destro, Rosi poi subisce il sinistro di Italè al volto. Il sinistro di Rosi preciso al volto, si era scoperto Italè nel portare i colpi e Rosi ha piazzato il suo sinistro, attacca Italè,
ma la sua azione è confusa e Rosi riesce a evitare i colpi del pugile francese. Ancora le corde, Dele è il destro di Rosi, poi il suo sinistro, ma il destro era il colpo preciso. Dele è stanco. E finisce ancora lo scambio con Rosi che va a segno più volte con i suoi ganci. Lavora il corpo Dele, poi il destro al volto da parte di Dele, impreciso, ma comunque parzialmente a segno. Destro e poi sinistro e montante da parte di Rosi, montante ancora destro da parte di Rosi. Destro di Rosi su Dele che attacca. Splendido Rosi in questa fase. Grande finale di Gianfranco Rosi. Destro di Rosi, un altro destro che Dele non ha visto, si è abbattuto sul volto del francese. Finisce la ripresa e anche questa ripresa è per Gianfranco Rosi che incrementa il suo vantaggio. Una grande prestazione in questo finale incontro da parte di Rosi, che sta dominando letteralmente Gilbert Dele. E ancora una volta dobbiamo sottolineare veramente le grandi capacità sul piano fisico di Gianfranco Rosi. Gianfranco Rosi è un pugile un po' anomalo, non è un picchiatore, non ha potenza, non ha grande tecnica, non ha grandi mezzi fisici, eppure è riuscito ad ottenere dei successi incredibili a livello mondiale. E ripetiamo, quella di stasera è il suo 14° incontro valido per un campionato mondiale. Mai nessun pugile italiano è arrivato a tanto. E stasera qui ad Avoriazzi, in casa del francese Gilbert Dele, Rosi sta dominando. Siamo alla 12ª e ultima ripresa, ultimi 3 minuti del match. Rosi ha il match in pugno, deve solo controllare l'avversario in queste ultime fasi dell'incontro. Il sinistro dritto di Dele è soffiato, l'ha sentito Rosi, ha sentito questi due colpi Rosi, due sinistri di Dele al volto. Risponde Rosi che subisce un altro gancio destro di Dele, brutto inizio di round da parte di Rosi. Poi il gancio sinistro di Rosi. Giocherà indubbiamente il tutto per tutto Dele in questi ultimi minuti. Ancora il destro di Dele. Rosi lega e lo mette all'angolo. Risponde Rosi abbastanza bene, anche se non con grande precisione. È stanco anche Rosi ovviamente. Il destro di Rosi si abbatte sul volto di Dele. Prontissimo Rosi a colpire quando l'avversario è scoperto. Lo allontana da sé Rosi. Porta il destro, insiste col destro al corpo Rosi. Sinistro dritto di Rosi, il destro poi di Rosi. Ancora Rosi col destro, è andato a segno in gancio al volto. Rosi il destro, la risposta di Dele è fuori misura. Sempre alle corde Dele, a due mani Dele, buona l'azione del francese, ma poi un gancio sinistro di Rosi, il destro ancora di Rosi al volto. Grande finale da parte di Rosi, ancora Rosi a segno con tre colpi, il destro di Rosi al volto. Finisce la grande Rosi anche se la reazione di Dele è caparbia. Meno di un minuto alla conclusione del mondiale dei medi junior, dei super welter. Rosi spende tutto con grande generosità. Termina imponendo all'avversario lo scambio continuo a corta distanza. Dele alle corde. Ancora il destro e il sinistro di Rosi. Poi il montante destro di Dele. Mezzo minuto.
Rosi finisce più fresco degli avversari, anche quando sono molto più giovani di lui. Il sinistro di Rosi al volto aveva subito a sua volta il sinistro di Delei, il pugile di Assisi. È finito il match. Rosi dovrebbe essersi confermato campione mondiale dei super welter. Solleva le braccia anche Gilbert Delay, ci prova il francese. Comunque Rosi ha disputato un grande incontro, ha finito veramente il match in maniera splendida e nella decima ripresa ha avuto a portata di mano la soluzione prima del limite. Delay era sull'orlo del KO, era praticamente KO in piedi, buon per lui che poi sia suonato il gong e il francese è riuscito così a tornare all'angolo. Rosi ha subito un richiamo ufficiale alla quinta ripresa, ma il suo dominio ci è sembrato netto. Vedremo ora la decisione della giuria. Saluta il pubblico Gianfranco Rosi, c'è qualche fischio per lui, i francesi non amano molto Rosi. Rosi del resto ha una box molto particolare, un pugile difficile da boxare. Rosi riesce sempre a imporre la sua personalità all'avversario, soprattutto impone la sua box. Rosi impedisce agli avversari di esprimersi al meglio e questa sera Rosi è stato protagonista sul piano fisico proprio di una grande prestazione. La sua pressione su Delay è stata incredibile, sin dall'inizio lo ha costretto a scambi continui a corta distanza e nella decima ripresa Delay è stato sull'orlo del KO. Ripetiamo, era KO in piedi, un colpo ancora preciso e sarebbe andato giù, poi è suonato il gong che l'ha salvato. Aspettiamo adesso il verdetto della giuria. Vedete il volto di Rosi, è soddisfatto, attorno a lui tutto lo staff, c'è il padre di Rosi e tutti i componenti di questo nucleo vincente che Rosi è riuscita a formare da qualche anno. Gilbert Delay saltella, spera in un miracolo e il pugilato non si può mai dire. Del resto anche a Monte Carlo ci fu un verdetto un po' strano, noi stessi dicemmo che Delay forse meritava il successo nonostante il gran finale di Rosi, invece due giudici furono per Rosi, uno solo per Delay. E proprio come abbiamo detto prima, sulla scorta di quelle polemiche che la IBF ha imposto la rivincita. Vedete Rosi con Renzo Spagnoli, c'è anche lo sponsor Chiapolotti, insomma tutto il gruppo Giulio Spagnoli che sostiene il pugile perugino. Rivediamo il destro micidiale di Gianfranco Rosi che ha creato i grandi problemi sul finale della decima ripresa a Gilbert Delay, che ripetiamo in quella circostanza è sembrato proprio sull'orlo del KO. È mancato lì in quella circostanza forse il colpo risolutore di Rosi, sembrava a un certo punto proprio che Delay andasse KO. Manda bacio al pubblico Rosi, è contento della sua prestazione, l'abbraccio della moglie Patrizia. Dobbiamo salutare con grande simpatia questo grande campione che ha già annunciato il suo ritiro. Lo intervisteremo, Rosi, sentiremo se è sempre del parere di ritirarsi. Intanto abbiamo la lettura dei verdetti. Il primo giudice il primo verdetto 114-113 per Rosi. Il secondo due punti è per Delay, decisivo il terzo. James
Chiesa ha vinto 2-1, 116 a 111 il terzo verdetto. Gianfranco Rosi quindi si conferma campione mondiale dei Super Welter versione IBF. Adesso saltiamo sul ring per intervistare Gianfranco Rosi. Cerchiamo di raggiungere Gianfranco Rosi. C'è ovviamente grande confusione sul quadrato. Vediamo Gianfranco che abbraccia lui Acariès. Ecco qui Gianfranco Rosi. Non so, io non vedo il monitor, non so neanche se le telecamere lo stanno inquadrando. Intanto Rosi abbraccia Bob Lee, che è il presidente dell'IBF. Ecco Rosi con la cintura di campione del mondo. Vediamo se riusciamo. Saluta il pubblico Gianfranco Rosi, molti italiani. Allora Gianfranco, un momento, la televisione italiana live, thank you, l'arbitro è stato molto gentile, abbiamo detto che siamo in diretta. Allora Gianfranco, intanto complimenti, nonostante il verdetto 2-1, secondo me doveva essere un verdetto pieno a tuo favore, però hai finito come al solito meglio dell'avversario. Sì, no, mi va bene anche 2-1, ma siamo sportivi ancora a un pari, ok, ma sono più forte di lui, di quel poco che mi fa il campione, quindi vuol dire ho incontrato il più grande avversario della mia carriera in due incontri, ma il vero incontro era questo di questa sera, non quello di Monte Carlo. E qui eri anche lui ha avuto l'opportunità di prepararsi over the top come me. Ecco, over the top è il motto di Rosi, cioè oltre il massimo, oltre la cima in questa circostanza. Allora Gianfranco, tu hai detto che prima, i giorni scorsi, che dopo questo match avresti chiuso. Sì, io da questo momento sono ex pugile. Domani, quando Spagnoli, Cresta, mi confermeranno quello che hanno detto, riprenderò l'attività. No, riprenderai l'attività. Quindi questa battuta, quindi Rosi, vedete, non lascia, crediamo. Sentiamo Patrizia, la moglie. Io voglio solo dire un grazie a una persona che mi è stata molto vicina e mi ha capito chi è. Grazie ancora. Bene, avete sentito lo sfogo di Patrizia, la moglie di Gianfranco Rosi. Rosi non si ritira, io credo che ormai la sua aspirazione sia di trovare Norris, che è il campione della WBC, e di fare questa sfida negli Stati Uniti. Sì, è il mio sogno finale. Come sogno finale sarei contento di portare le tre corone in Italia, che forse nessun pugile è riuscito. Io ce la metterò tutta per questa impresa. Se non dovrebbe accadere questo, credo di aver regalato in tutti questi 20 anni al mio pubblico italiano delle grosse soddisfazioni. Grazie a tutti. Grazie Gianfranco, amici sportivi. Noi ci congediamo da Boriat ricordandovi che Gianfranco Rosi, chiedo scusa, congedandoci da voi, ricordandovi che Gianfranco Rosi si è confermato campione mondiale dei Super Welter, battendo con verdetto contrastato 2-1 il francese Gilbert Delay. Amici sportivi, grazie per l'ascolto, un cordiale saluto da Mario Guerrini.